Radio Sorriso più giovane che mai, che bello il nostro slogan, e oggi cade proprio a fagiolo, come dico io, perché sebbene sia giovanissima l'ospite di oggi, io vi assicuro che è già una garanzia e una fra le artiste più amate nel panorama della musica da ballo, giovanissima con già un bagaglio di esperienza di una professionista che sta sul palco magari da 30 anni. Diamo il più caloroso benvenuto alla splendida Alessia Dal Cielo! Ciao, ciao a tutti, ciao Dagmar, ciao, guarda, una presentazione bellissima, cioè, cosa posso chiedere di più? Cara. Verrò più spesso come ospite, perché ma volentieri, si alza un po' l'autostima. Volentieri, volentieri. Grazie, no. Grazie, ti ringrazio, come hai detto tu, ormai anch'io sono alla soglia dei 25 anni, purtroppo non sono più la mascotte del gruppo perché è arrivato nel frattempo qualcuno di più giovane e mi ha rubato questo primato. Mannaggia! Prima o poi doveva capitare. Che comfort c'era ad essere la mascotte, la più piccolina? Era bello, perché soprattutto nel grande evento ti coccolano tutti. Sì. Sei veramente la bambina del gruppo che bisogna coccolare, bisogna comprendere, e quindi mi trovavo molto bene. Adesso è arrivato invece il collega Fabio Barbero, che lui è ancora più giovane, ecco, ha 17 anni. E wow. Quindi direi che proprio io mi sento, ormai ho una decina quasi d'anni in più, quindi mi sento proprio... Come mai? Perché... Purtroppo sono cresciuta e non lo voglio ammettere. No, sai come si dice a Padova? I vecchi se fatti di farente. Sei una stellina te ancora, figurati, non ti preoccupare. Ma una stellina così giovane, con già un'esperienza e con la fortuna di lavorare con un'orchestra, sono praticamente gli ex Casadei, un'orchestra rinomatissima di grandi professionisti che hanno fatto la storia della musica da ballo, è partito proprio con loro. Come è nata questa collaborazione? È vero, sono dei grandi professionisti, questo è anche, diciamo, inutile ripeterlo perché si sa, e devo dire che all'inizio magari non mi rendevo neanche conto dove fossi, poi ho iniziato a capirlo quando sono salita la prima volta sul palco e ho detto, ah però... Però poi davanti, sai, al pubblico di Gatteo, era il primo dell'anno, era uno spettacolo importante, c'era Ivana Spagna, per citartene una di tanti, proprio il giorno del debutto, e quindi insomma mi sono ritrovata in un mondo diverso, perché loro entrano anche in un panorama proprio internazionale, Certo. oltre che italiano, come magari l'orchestra dove ero prima, che è l'orchestra di Franco Bagutti, altrettanto importante. Però qui è diverso, siamo in Romagna, insomma, e devo dire che mi sono subito trovata molto bene, c'è proprio quel calore dei romagnoli che li È contraddistingue. vero. Quindi è molto bello, è molto bello. Invito tutti, ovviamente, a Gatteo, non in inverno, magari perché è un po' il mare d'inverno, Brava, è solo un film in giusto. bianco e nero. Giusto, giusto. Qui è proprio un film in bianco e nero, però in estate si colora, in estate c'è la vita, anche in questi anni di pandemia Gatteo è stata una garanzia per tante orchestre che hanno potuto lavorare e anche per tanti turisti che hanno potuto rivedere i loro amici, i loro beniamini, e quindi noi siamo molto grati, ecco, a chi ci è venuto a trovare. Poi vorrei approfondire con te, dopo il brano e la pubblicità, dell'esperienza della settimana del Liscio e non solo, tutti gli eventi che si sono, a cui hai partecipato con l'Orchestra Grande Evento sulla costa romagnola. E, volevo parlare un attimo con te, perché so che oltre a essere cantante, sei studentessa universitaria, sei appena diventata anche trainer, vocal trainer, quindi complimenti vivissimi per Grazie. questa scelta di studiare anche da trainer. Perché insomma è una conferma in più della tua professionalità e della tua serietà per quanto riguarda lo strumento. E so che hai scritto anche con l'aiuto di validi collaboratori un brano, e sto parlando di Stupida Passione. Esatto, questo brano è stato scritto, diciamo, in un momento in cui non ero ancora con l'Orchestra Grande Evento e non ero più con l'Orchestra Bagutti, e quindi è stato un momento così di transizione, e abbiamo scritto, appunto, assieme a Antonio Guidi, Marco Verone, per citarli, Stupida Passione, appunto, un brano che parla, per quanto riguarda me, della mia passione di cantare, perché comunque a tutti, penso, capiti in un certo momento, i musicisti o chi fa questo lavoro,
lavoro che è sempre via, che comunque adesso ci manca tanto, di pensare, ma insomma, perché proprio a me, da una parte, perché ci manca la nostra vita magari quotidiana, la routine, però in realtà senza non potremmo vivere. Infatti io poi ho ripreso subito, sono entrata col grande evento subito, ho preso la palla al balzo, però lì per lì possiamo anche definirla una stupida passione, cioè che ci fa fare cose veramente all'infuori del comune. E quindi questa è la spiegazione. Splendida spiegazione, brava Ale, e adesso ce la gustiamo. La splendida voce di Alessia Dal Cielo, stupida passione, attuale cantante dell'orchestra Moreno il Biondo, grande evento su Sorriso fra poco. Stupida passione, ce la siamo gustata e ora continuiamo a gustarci la splendida presenza di Alessia Dal Cielo, che è sempre qui in collegamento con me, con il suo pianoforte dietro e tutti gli addobbi natalizi. Hai visto? Da novembre che ci sono. Davvero? Proprio non amo il Natale. No, è merito tuo tutto quel ghirlande, cose natalizie? Ma sì, diciamo di sì. Diciamo che mi faccio anche aiutare, però ho queste idee artistiche che metto in pratica anche decorando in casa. Si può stare in casa in sto periodo, quindi tiriamo fuori l'arte così, decorando. L'arte apprende tante vie, tante cose, insomma. Esatto. Una cosa che vorrei continuare ad approfondire, appunto, dicevamo prima che ti senti già un po' grandina, sebbene tu sia fra le più giovani dell'orchestra Grande Evento. Hai avuto questa splendida opportunità di lavorare con i grandi professionisti della musica da ballo, quelli che hanno fatto proprio, hanno ampliato la strada a noi. E insomma, dicevi che ti senti già un po' così. Però ti dico, Ale, come mai la scelta, cioè a 20 anni sei già sul palco con dei grandi professionisti, dei colossi della musica da ballo, dei grandi colossi. Come mai la scelta della musica da ballo, mi chiedo? Guarda, inizialmente io ho iniziato a studiare canto per fare tutt'altro, io non conoscevo questo mondo. Dopo, ti dico, ho fatto dei concorsi comunque di musica leggera, cioè cantavo i cantanti italiani, stranieri, da Laura Pausini a Beyoncé, facevo questi concorsi sul territorio emiliano, essendo di Parma, e c'è da dire una cosa, qui mi soffermo un attimo, non ne ho mai vinto uno importante. Perché voglio sottolineare questa cosa? Perché devo dare la speranza un po' a tutti, perché se me l'avessero detto a me ai tempi, avrei detto, però insomma, non bisogna arrendersi. Io ho avuto questa forza interiore, proprio era come il destino che mi chiamava, tu vai, dicevo sì, vabbè, ma il prossimo andrà meglio, poi non è stato così, però non mi sono mai fermata, quindi questa cosa devo dire che dobbiamo trovarla tutti, secondo me, dentro di noi. Comunque un giorno mi hanno chiesto di far parte di un'orchestra del piccolina, del territorio sempre parmense, e nessuno voleva andare, perché il ballo è un po', lo sai, avevo 17-18 anni, dicono ma no, ma io che vado a cantare in quei po', nelle balere, no, io voglio fare il rock, voglio fare il pop, e io ho detto no, io voglio cantare, vengo subito, comunque dobbiamo andare, va bene tutto, poi a me piace la musica in generale. E quella è stata una fortuna, perché poi ho capito che ero portata a cantare certe canzoni, mi piaceva l'ambiente, mi piacciono le persone che vengono a vederci, ho incontrato tanti amici, più amici di quanti avessi prima, e dopo ho ricevuto la chiamata di Franco Bagutti e sono entrata un po', diciamo, sul mercato un po' più ampio, e poi ho deciso di smettere anche per cose personali, ho ripreso a studiare, eccetera. Dopodiché, dopo un periodo in cui, come ti dicevo prima di lanciare Stupida Passione, ho detto ma no, smetto, dai, vado a fare altro, quello per cui studio, ho sentito Moreno, che si ricordava appunto di me grazie all'esperienza di Bagutti, e ho detto ma no, e poi alla fine ho ceduto, come ti dicevo, ho ceduto, e sono molto contenta, perché sono veramente, oltre che dei professionisti, delle grandi persone che mi hanno fatto trovare la vera me stessa, ecco, più che crescere, che quello avviene naturalmente nell'evoluzione di una persona, veramente diventare quello che avrei voluto, e poi adesso non è finita, spero, insomma. No, assolutamente. Quindi sappiamo che ora sono impegnati con l'avventura degli Extra Liscio, sono impegnatissimi, sì. E li facciamo i complimenti, perché stanno portando la musica da ballo, il folk, in tutto il mondo, e lo stanno veramente portando
su un vassoio d'argento, diciamo che, come tu ben sai, il nostro settore è sempre un po' snobbato, detto un po' di categoria B. Sì. Ecco. Quello che dicevo prima, infatti, sì. Infatti, ma tu sei la prova vivente che a 17 anni dici: no, la musica da ballo è un bel settore, la musica da ballo è bella e io vado a cantarci volentieri, anche perché non manca comunque il repertorio della musica italiana all'interno di una serata da ballo. Certo. Certo, poi sta cambiando un po' anche il liscio. In Romagna portiamo avanti la tradizione anche grazie agli animatori, al Gattiomare Summer Village. Insomma, sono ragazzi che amano questa musica, però in generale vedo anche in Emilia o in altre regioni sono un po' meno per la tradizione, ormai si sta perdendo, si sta un po' fondendo con altre cose. E anche gli extraliscio in realtà hanno fuso un po' quello che è il genere liscio con il punk eccetera, e adesso però, come dici tu, a un alto livello, perché proprio adesso sono impegnati in un viaggio internazionale, sì. E quindi insomma tanto di cappello. Ci arriva un bel messaggio da diversi amici che ti mandano dei cari saluti dicendo che ti hanno incontrata tutti insomma a Gattaeomare, dove oltre a essere cantante, a essere portavoce dell'orchestra Grande Evento, con la tua splendida presenza, sei stata anche presentatrice degli eventi. Sì, infatti appunto Moreno era impegnato tra il pre-Sanremo, poi c'è stato il Festival del Cinema di Venezia, ci sono state un sacco di cose, il tour estivo con Extraliscio, e quindi io ho detto: beh, a sto punto o lo faccio o non lo faccio, mm-hmm. Devo decidere cosa devo fare. Quindi sono andata, mi sono buttata, perché come ti dicevo prima, quando senti il richiamo vai, mm-hmm. Mi butto, e anche se non avevo mai presentato ho deciso di farlo e dire sì, faccio io, non ti preoccupare, vai pure. Ovviamente mi è mancata la presenza, perché io vorrei imparare da loro e li vorrei anche più accanto, ecco, soprattutto in un momento iniziale come è stato la prima estate, mm-hmm. Però devo dire che gli spettacoli sono andati bene, perché poi appunto si sono ripetuti anche quest'estate e in piazza a Gattaeomare, e quindi sono contenta che siano rimasti impressi a tanti amici che stanno scrivendo. Dai, e ti faccio i complimenti. Speriamo nell'estate prossima. Faccio i complimenti. Grazie. Perché Danno. Da collega devo dire che presentare sembra facile, condurre una serata non è facile, invece è molto difficile. Devi tenere sempre l'attenzione e presentare degli eventi di così importanti, va che ce ne vuole, sei brava Ale, complimenti. Ma grazie mille. Poi detto da un'altra ragazza giovane e bella, è difficile sentirlo dire, perché io lo so, e quindi valgono ancora di più, veramente. Complimenti anche a te, perché ho visto anche prima un tuo video dove cantavi la canzone di Mina, grazie. Però è veramente brava lei. Grazie. Tra l'altro ti dico, abbiamo tante cose in comune, ma abbiamo anche un vestito in comune, sì? Perché un giorno ho visto una foto, me l'hanno mandata, mi hanno detto: ma stai proprio bene con quel vestito, e ho detto: ma questa non sono tu io. Tu ce l'hai dorato, io rosa. Ed eri tu. Sì. Eri tu, ho detto: no, vabbè, eri magari un po' giù con la testa, no? Allora sembravamo uguali, sì. Ho detto: no, ma non sono io, però sì. Insomma, va bene se ci scambiano, insomma, non è mica una brutta cosa. Assolutamente, dai. un vestito, non conta che lo indossiamo tutte, ma conta com'è portato, e anche la presenza, l'educazione sul palco non ti manca, anzi, a tal proposito mi viene da chiederti: quali sono stati i primi insegnamenti, i primi accorgimenti che ti hanno dato Moreno, Fiorenzo, Mauro? Quali sono stati i primi insegnamenti? Beh, in realtà molte persone pensano che magari si debba impostare, no? Si debba impostare e dire: allora tu devi fare questo, devi fare quest'altro, poi devi stare lì ferma, devi fare in quel momento. E invece loro mi hanno detto: sentiti libera, questo mi ha aperto proprio il mondo, che pian piano da così diventavo così, poi così, e alla fine sono riuscita a far venire fuori veramente una parte di me che non conoscevo, e è solo grazie a loro, veramente. Quindi questo è l'insegnamento, di sentirsi a proprio agio, sentirsi liberi, fai, puoi sbagliare, però basta che fai, perché è la cosa importante. Quindi cantare dal vivo, ovviamente, loro suonano qualsiasi cosa dal vivo, proprio come jukebox, tu le ne dici una, la sanno perfettamente per filo e per segno, quindi non ho problemi con loro, veramente, e devo stare al passo. Questo sì. Sì. Hai la fortuna di avere una grande scuola che poche hanno avuto, che poche hanno scelto di seguire. Sei stata molto brava a scegliere
questa formazione. A mio dire, mia opinione personale, ottima scuola che vedrai ti farà crescere, ma soprattutto non soffocherà la tua personalità, ma darà vita ad Alessia, proprio aprirà proprio tutta la tua personalità e vedrai la voce poi, soprattutto come cambierà nel tempo in meglio, soprattutto. Anzi, a tal proposito, visto che ora sei una vocal trainer, quale sarà la prima cosa che sceglierai di dire, di insegnare ai tuoi allievi? La stessa cosa che hanno detto a me, proprio divertiti, sii libero, e poi ovviamente la tecnica serve per migliorare il talento, però non dobbiamo, secondo me, esserne schiavi, perché altrimenti siamo tutti uguali e questo non è giusto. Bisogna migliorare certe cose, bisogna comprenderle e fare attenzione soprattutto ai dettagli, che sono quelli che fanno la differenza, secondo me. Io ti faccio i miei più sinceri complimenti, proprio sincerissimi. E abbiamo come video di chiusura musica leggerissima che arriva naturalmente dal Festival di Sanremo. E ti lascio fare i saluti finali, cara Alessia, e se hai voglia anche gli auguri di Natale per gli amici che ci vedono e che ci ascoltano. Certamente, insomma, siamo sotto Natale, io è da novembre, come ho detto prima, che aspetto questo Più momento, natalizia di quindi te si può. finalmente buon Natale a tutti, buon anno nuovo, come sempre si dice, speriamo che porti tante belle cose. Sì, speriamo, però che sia davvero così quest'anno, perché ne abbiamo veramente bisogno, basta, Assolutamente. basta, basta. Quindi un bell'augurio anche per i locali da ballo e per tutte le orchestre e per tutte voi. Mi sono dimenticata di salutare Prego. un amico che ci segue, Silvano Furlanetto, quindi lo saluto, mando un Assolutamente. bacio, buon Natale a lui e buon Natale a tutti quelli che seguono questa meravigliosa radio e TV. Ti leggo un ultimo messaggio che è arrivato per te. Ciao Alessia, amo molto la tua voce, soprattutto quando interpreti Amor Sincero. Sei molto brava e bella e ti auguro di avere tanto successo nella vita. Questi sono gli amici Ague Terry di Verona che ti avranno seguita Ma sicuramente. grazie, grazie di cuore, grazie veramente. Bene. Un bacio a tutti voi. E ringraziandoti, cara Alessia, e facendo anche a te e alla tua famiglia tantissimi auguri di buone feste, tanta salute e soprattutto auguri per i tuoi percorsi universitari di studio, l'intraprendere il nuovo percorso di insegnamento e quant'altro, tantissimi auguri. Ti ringrazio della tua Speriamo. gentilissima disponibilità e della tua dolcezza, sei proprio una ragazza semplice e da conoscere. Mi raccomando, andatela a trovare con il grande evento. Ringrazio Giovanni in regia, ringrazio tutti voi. Ci ritroviamo questa sera dalle 18 alle 20 su Radio Sorriso con il preserale e questa sera nuovamente qui sul Sorriso TV con A Gentile Richiesta. Ora ci ascoltiamo Alessia ancora una volta con musica leggerissima. Una buona giornata e un bacio a tutti. Grazie. Ciao! Ciao.